3, 2, 1. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi vi porto con me in una giornata un bel po' movimentata perché questa mattina mi sono svegliata per andare a fare una bella camminata molto divertente, quindi vi porterò con me e vedrete un po' come sarà questa giornata. Ho questa felpa un po' aggarzata, così se dopo fa caldo me la levo e me la metto in vita, dei pantaloncini e poi sotto una maglia che per adesso ho messo a top. E stiamo andando verso il lungomare di Livorno. Siamo quasi arrivati, ci stiamo avviando. Mi sono messo gli occhiali da sole, mi sa che ce l'avevo già in macchina, non mi ricordo. Perché come vedete c'è un sole che acceca, vediamo dopo cosa succederà. Sono un sacco curiosa perché come vi ho detto neanch'io so cosa dobbiamo fare. Cioè so che sarà una bella camminata lungo tutto il nostro lungomare, però non so cosa facciamo durante la camminata. E niente, vediamo un po' dopo. Comunque raga, sto guardando un attimo e sono l'unica giovane. È una cosa stra imbarazzante, però stra bella. Ah! Abbiamo fatto, mi sono divertita un sacco, c'era la musica nelle cuffie a palla, una cosa bellissima anche perché, cioè, diciamo che ti levava un po' la fatica che stavi durando e il tempo devo dire che è passato anche abbastanza velocemente e sono stata super super bene. Mi piacerebbe rifare una cosa del genere le prossime settimane, però non so se ci sarà e quindi vedrò. Comunque se voi ce l'avete dalle vostre parti vi giuro ve lo consiglio, con loro vi divertirete un sacco, anche perché diciamo sono degli animatori e sono molto molto bravi a interagire con la gente. Come vi ho detto mi sono divertita tantissimo e lo rifarei un sacco di altre volte. Walk zone, tanta roba, top! Mi sono preparata perché devo andare a fare la doccia visto che ho sudato un sacco a fare questa cosa qua stupenda, quindi adesso entro in doccia e mi rinfresco un po'. Doccia fatta, adesso mi vado a preparare, poi pranzeremo anche con la mia famiglia, cioè nel senso verranno cugini, zii, e poi mi devo preparare perché devo uscire con delle mie amiche oggi pomeriggio. Outfit completato, giacchetta e jeans, poi questo è un maglioncino nero, maglietta bianca sotto, ho messo anche degli accessori, vabbè, leggings sotto e Converse come scarpe. Ho messo due braccialetti ma niente di che. Questi due, uno che è di Pandora e l'altro che l'ho comprato con delle altre mie amiche. Come ultimo accessorio ho preso la borsetta stra easy. E niente, andrò con queste mie amiche, prenderò il motorino, ci troviamo al bowling. Poi da lì loro mi portano perché io qua a Livorno, vi giuro, non so una strada. Perché ovviamente essendo sempre a Brescia, le strade non me le ricordo. E non essendoci neanche da tanti anni, non sono proprio esperta. Quindi ci troviamo al bowling, che è uno dei posti in cui ci so arrivare, perché è vicino a casa mia. Da lì andiamo tutti insieme. Mi spruzzo un po' di profumo e sono pronta. Sono arrivata sana e salva con loro. Abbiamo deciso tutte e tre insieme di fare una torta a casa sua. La cheesecake. Esatto. E stiamo andando a comprare le cose. Stiamo tranquilli perché adesso fa l'alberghiero, se no... Quarto anno di pasticceria. L'unica cosa è che non ha due aiutanti molto bravi. Però lei è brava, cioè, lo sa far bene.
ci fidiamo almeno di quello, te. Almeno quello. I miei genitori sarebbero pasticceri croce. Dettagli. Tutto. Abbiamo già preso tutto senza lattosio. Via, tutto light oggi. Mamma che brava che è. Valessia avvelena, sì. Resa quasi fatta, manca solamente da pagare. Adesso ci tocca andare a casa e vediamo il macello che combineremo. Siamo appena arrivati a casa e siamo pronti per fare la cheesecake. Ci sono tutte le cose. Lei sarà l'esperta e noi due le aiutanti. Orrore, si deve sciogliere il microonde. E rimettiamo a sciogliere il burro. 250 grammi di questi biscotti qua, che sono tipo i digestivi. Dobbiamo spezzettare tutti, tipo, così. Deve diventare farina, tipo. Esatto. Il risultato finale, ragazzi, perfetto. Deve essere tipo così, come una farina. Dobbiamo mettere il composto che abbiamo mischiato prima nella teglia e appiattirlo. Stiamo continuando con la ricetta e siamo al Philadelphia, 250 grammi. Noi siccome vogliamo fare quelle a modo, prendiamo quello light. Così si può avere. Certo. E scoliamo proprio con tanta forza. Ok, adesso abbiamo mescolato. E ora buttiamo 250 di yogurt bianco o comunque di gusto. Noi abbiamo preso un magro e senza lattosio. Adesso mettiamo tutto quello che abbiamo mischiato fino a prima con la base. Appiattiamo tutto quello che abbiamo messo sopra, cercando di fare una cosa decente. Ma non sono io l'esperta. Infatti si vede. La mettiamo in frigo per due belle ore. Ti devo ancora confessare quei confettini alla frutta che prima di dormire ti mangi tu. Lei è il mio pancino goloso. Comunque stiamo facendo la frutta e stiamo tagliando tutto, è bellissimo. La nostra cheesecake finita con un po' troppa frutta, però dettagli. Vabbè, è light. Esatto, siamo state bravissime. Venti. Look at how happy we were back then. I can't believe he turned out to be such a jerk. What? He's got a girl with him. No! Who? She's driving the truck. Give me that! He let her drive the truck? He never let me drive the truck. That is so messed up. Ok, raga, sono stata un po' con le mie amiche. Adesso torno a casa, andiamo a cena fuori. Lì devo riprendere, così vi faccio vedere cosa mangio. Comunque con le mie mi sono divertita tantissimo. Come vi ho già detto, loro sono stracarine. E adesso sono arrivata al motorino e vado a casa. Siamo arrivati al ristorante, siamo qua tutti insieme. Loro tanto non si vogliono far vedere, mi faccio vedere solo io. E abbiamo già ordinato e tra poco mangiamo. Iniziamo con la prima portata. E per finire una bella pasta allo scoglio. Adesso si mangia. Per finire in bellezza un bel caffè. Vi ricordo di lasciare un bel like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale e attivate la campanella se non l'avete ancora fatto per non perdervi i miei prossimi video. Ci vediamo domenica prossima ore 12. Ciao!